tutti. Questa è una serata molto particolare perché sono venuti, come diceva Max, due persone davvero speciali. Sono due persone che vengono da lontano, dal deserto siriano, dal Kurdistan. Sono due di quelle persone straordinarie che da un anno, da sole, senza, con poche armi e con ancor meno risorse, stanno combattendo i fascisti dello Stato Islamico. Italia Gole del Califfato Nero. Loro vengono da Kobane, la città simbolo della resistenza all'ISIS e la città simbolo della rivoluzione della Rojava. Quella terra che, dichiarandosi indipendente, ha sancito in Medio Oriente la parità dei diritti tra uomini e donne. Ha sancito il diritto di tutti ad avere un'istruzione e una vita dignitosa. Ha sancito, dichiarandosi indipendente, che le risorse della terra non saranno mai più dei beni, delle merci da saccheggiare, ma sono delle proprietà comuni da difendere. Loro lottano per la loro dignità e la loro libertà, ma anche per la nostra. E quindi è giusto che noi gli rendiamo tutto il calore che si deve a questi veri e propri eroi, a questi nuovi partigiani. Grazie. E quindi in questa serata speciale che noi dedichiamo a due nostri compagni che non sono più qui con noi, Clava e Francesco, che ci mancano moltissimo, abbiamo l'onore di presentarvi Enver, il presidente del cantone di Kobane, e Nasrin, la comandante Nasrin dello YPG, la comandante di quelle meravigliose donne curde che hanno condotto e liberato la città di Kobane. Grazie per tutto quello che state facendo per l'umanità. Noi saremo sempre al vostro fianco in tutti i modi possibili. Nasrin. Bdile shorasha Kobane. Bdile shorasha jne muhamuah mestil waslaftkin. Con tutto colore di nostro cuore del Kobane, tutta la resistente Kobane, combattente Kobane della YPG, vi salutiamo, vi abbracciamo. Ben keftina, kodijmini mrobahie, kijmini insani azad, وقالي آزاد بن كفتنا كو داش يانكر وسر كفتنا كو قالي كوش بو آزادية تاني جياندك ام وي وك دياري جبو في قالي آزادك Questa crolla di Daesh, nemici dell'umanità, nemici di tutti i popoli, hanno dignità e tutti i popoli liberi, quello crolla, ci doniamo, offriamo a voi tutti e questa vittoria a noi tutti quanti. Jver, rehe kod Kobane da, beserket, rehe azad bu, o iro, amwe rehe azad, be dostin khwara, be gellin khwara, oggi quella anima che ha resistito, ha fatto cadere quella barbaria di Daesh, condividiamo con noi tutti i popoli. Anche il popolo di Italia è un nostro popolo e dividiamo con questo popolo che è presente oggi qua. كو إيشاف بمروفين بيروزرا أم هاتن روبرو أفشافي ببي هاي فيمانا دوستانيا نافينا قال لي إيطاليا
Ugelle Sharaf Ugelle Kurd. Questa serata di oggi, questo incontro è con le persone meravigliose, con le persone brave, con le persone che stanno in lotta. Abbiamo dichiarato un patto tra due popoli, che uno in Italia, uno in Kurdistan, popolo curdo. Io vi saluto con tutta l'anima della resistenza di Kobane e tutta quanto parte della Rojava, concorre tutti i popoli nel presente in Rojava. E io oggi, questa serata, condiviso con voi con l'anima della Rojava, e io credo e spero noi tutti quanti popoli vivremo un futuro libero, un futuro con la dignità e con la dignità. Vi saluto e abbraccio.